Ciao, è giunto il momento di un nuovo book tag per parlare un po' di libri ma anche di ambiente. Ultimamente sono un po' ridondante sulle questioni climatico-ambientali. Buon salve a tutti! Nuovo book tag. Stavolta non ho preso ispirazione da nessuna parte, ma mi sono lasciato ispirare dalla mia fantasia. In occasione della giornata di oggi, un'iniziativa emanata dal Ministero dell'Ambiente, poiché oggi è la festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Di conseguenza ho deciso di portare qui sul canale un tag abbinando ad ogni regola di educazione ambientale emanata appunto dal Ministero dell'Ambiente una definizione di un libro, a cui associerò poi uno dei libri che ho letto nella mia lunga carriera di lettrice. I punti sono 10 e non vorrei essere troppo lunga nel parlarne, anche perché la maggior parte li ho già portati qua sul canale, perciò qua sotto nell'info box, dove possibile, vi lascerò i link per le recensioni, le books review che ho fatto per ogni libro che ho portato in questo book tag. La prima regola è tutela dell'acqua e del mare, un libro ambientato in zone marittime. Non volevo essere assolutamente ridondante sulla storia di una gabbiana e del gatto che le insegnò a volare, perché l'ho già portato sul canale troppe volte per lo spessore del libro che è, anche se avrei voluto tanto tanto nominarlo, ma ho deciso di selezionare qualcos'altro dalla mia libreria. Un libro di cui non ho fatto la recensione perché fondamentalmente non mi è piaciuto particolarmente, non me ne voglia la gente che l'ha apprezzato, ed è Io me ne vado di Katherine Patterson. Ne avevo parlato proprio in maniera accennata nel wrap up di gennaio, perché questo libro l'ho letto appunto quest'estate e, come dissi all'epoca, non c'entra niente con Un ponte per Terabithia, ovvero il romanzo di maggior successo di Katherine Patterson a quanto io ne so. Lo stile noioso e via dicendo. Si parla di zone marittime, di mare, di pescatori, papà. È azzeccatissimo per questa domanda, per questa regola appunto di tutela dell'ambiente, ma non è tra i miei preferiti che voglio portare sul canale, quindi non credo farò una recensione di questo libro. 2. Tutela della biodiversità e della flora, un libro che abbia per protagoniste delle piante. Non potevo che portare Il profumo del pane alla lavanda di Sarah Edison Allen, un libro che invece, a differenza del precedente libro che ho portato in questo book tag, mi è piaciuto molto. Questo credo di averlo recensito. Questa credo sia stata prima di sospendere il canale la mia ultima recensione, perciò ve la lascerò qua sotto e non sarò troppo prolissa sul libro. Sapete solo che le piante e i fiori svolgono un ruolo davvero di protagonisti di questo libro e quindi non potevo che nominarlo. 3. Alimentazione sostenibile, un libro sui disturbi alimentari. Ho deciso di portare un libro che non prendevo in mano da anni, perché l'ho letto credo 3-4 anni fa, ma che secondo me è un libro che fa riflettere, che divide il mondo in due fazioni ben definite sul finale. La solitudine nei numeri primi di Paolo Giordano. Un libro molto toccante che ti fa riflettere molto, ma che, come dicevo, ti lascia un po' col dubbio sul finale. A me personalmente il finale non ha soddisfatto particolarmente, soprattutto nel film, ma anche nel romanzo. Ho voluto portarlo in questa definizione perché Alice, la protagonista femminile di questo libro, è affetta da disturbi alimentari di anoressia nervosa, dovuti alle pressioni familiari del suo contesto, e di conseguenza mi è venuta in mente lei per quanto riguarda l'anoressia. C'era un altro libro che avrei voluto portare, vediamo se indovinate, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché è un libro che mi è piaciuto davvero tanto e che mi ha ispirato molto anche nel mio lavoro, però quello me lo voglio tenere per un altro book tag, per una definizione molto più precisa. E perciò per oggi vi beccate questo e la sua recensione qua sotto nell'info box. 4. Gestione dei rifiuti, un libro di cui non ti disferai mai, ti farò vedere un mio cimelio, è davvero un cimelio perché questo libro risale a quando mia mamma era piccola, non vi dirò l'anno, mi dispiace, non saprete l'età di mia madre oggi, però l'ho trovato appunto nella cantina di mia nonna quando ero io piccola e quindi questo libro ha sicuramente più di 30 anni circa, perché io ne ho 26, lo so, sembro molto più giovane. Vita da cani di G. Testoni, un libro che sta letteralmente cadendo a pezzi, ma di cui non mi disperò mai, perché a parte che io adoro i libri così originali con la copertina in stoffa ancora, per farvi intendere quanto è vecchio, la stampa è vecchissima, però se volete vedere molto meglio le illustrazioni bellissime
bellissime di questa storia per ragazzi, per bambini, che io so a memoria, la adoro, è bellissima. Trovate la recensione qua sotto nell'info box. Tutela della biodiversità, servizi ecosistemici. Un libro dove la tecnologia migliora la vita delle persone. Ho scelto un libro un po' stupidino, dato che non ce n'erano altri che rispecchiassero questa definizione, perciò ho cercato di ingegnarmi un attimino. E anziché non portare niente, vi ho portato La verità è che non gli piace abbastanza di Greg Behrendt e Liz Tuccillo, un libro che ho letto ma che non ho recensito, quindi non troverete qua sotto la sua recensione. È molto leggero e tutto si basa sull'email che i fan di questi due autori mandano alla redazione del giornale per cui lavorano, e dalle risposte che questi due hanno dato a queste donne disperate, donne innamorate, donne prese da mille traumi e turpe amorose, hanno dato vita appunto a questo romanzo, e diciamo che ha migliorato la vita di queste donne perché per me è stato illuminante, pur essendo molto leggero e divertente, a livello di comprensione dell'altro sesso. Suggerisco di leggerlo se avete voglia di un manualino leggero. Non avevo alternative migliori, mi dispiace, sono stata un po' superficiale. Green Economy, Green Jobs, Green Talents, un libro con un futuro distopico nel quale non vorresti vivere. Credo che la risposta sia abbastanza intuitiva. Hunger Games di Susan Collins. C'è da aggiungere altro? Voi vorreste vivere in un ambiente come quello di Hunger Games, nel quale la falsità regna sovrana sia tra i ricchi, tra la popolazione della città, e sia tra le popolazioni dei vari distretti? Io non credo. Ma soprattutto, se fosse nei vari distretti, magari la falsità non sarebbe uno dei vostri più grossi problemi, ma il problema più grosso sarebbe appunto la partecipazione agli Hunger Games. Chiaramente io intendo il futuro narrato nella trilogia, non spoiler, ma chiaramente non c'è un quarto libro, anche se ho scoperto che Susan Collins ha fatto uscire, o sta per far uscire, uno spin-off di Hunger Games, un prequel nel quale il protagonista è un personaggio praticamente odiato dal 100% dei suoi lettori. Sempre qua sotto fatemi sapere se lo sapete anche voi e ne discutiamo. Mi raccomando, niente spoiler. Comunque, in questo futuro distopico io non ci vorrei mai, 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 mai vivere. La città sostenibile. Inquinamento, consumo di suolo e rifiuti. L'ambientazione librosa ideale. Non sapevo bene da che parte voltarmi, ma quando ho visto questa copertina in mezzo alla mia libreria, ho subito pensato a un posto bellissimo nel quale vivere, soprattutto per le descrizioni che vengono fatte di questo ambiente. Heidi di Giovanna Spyri, letto l'anno scorso, credo sia stato l'ultimo libro che ho concluso nel 2018, se non mi ricordo male. Un romanzetto leggero, una storia che mi piace da sempre, tantissimo, e anche se la montagna non è esattamente la mia ambientazione ideale, viene descritta in questo libro in una maniera che ti viene veramente voglia di andare con il nonno di Heidi in isolamento perenne in questo posto pieno di valli verdi, fiorellini, caprettini e formaggio. 8. Adattamento ai cambiamenti climatici. Dissesto idrogeologico, un libro molto caldo. Questa definizione effettivamente aveva un senso molto ambiguo, però io ho deciso di affidarla a questo libro. L'incredibile viaggio di un piccolo robot dal cuore grande di Deborah Install. Un libro che mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato tenerissimo, e il caldo, la parola caldo, mi ha fatto venire in mente che il piccolo robottino protagonista di questo libro soffre molto il caldo, gli vanno in corto i circuiti, e di conseguenza ho scelto questo libro. In più, gran parte del libro viene ambientata in una località molto calda. 9. Lotta alle ecomafie. Un libro con politici e o autorità corrotti. La lunga vita di Marianna Ocria di Dacia Maraini è un libro che ho sempre adorato, più che altro la storia l'ho sempre adorata. Il libro l'avevo trovato un po' ostico perché molte parti sono in siciliano arcaico, quindi sono un po' difficili effettivamente da leggere per una profana come me, però la storia effettivamente è ambientata nella Sicilia del Settecento, nel quale la nobiltà faceva cose assolutamente crudeli, impensabili al giorno d'oggi, ma che erano assolutamente tutelate perché sì, perché erano nobili e andava tutto bene. Corrotto come sistema perché badava solo a se stesso, non si curava minimamente della plebaglia, di tutti coloro che stavano al di fuori del girone della nobiltà familiare, e quindi non era giusto, secondo me, come contesto. Mi direte voi se secondo voi è adeguato a questa definizione.
attenzione. Energia, un libro poco impegnativo. Ovviamente ho scelto un libro poco impegnativo e non un libro impegnativo perché si va al risparmio energetico, sicuramente non al consumo. Per la prima volta sul canale, Affari di famiglia di Francesco Mozzopapa, che dovrebbe essere, se non mi ricordo male, autografato con dedica. Da questa presentazione del libro era andata che il mio libro era ancora in fase di ricerca di una casa editrice, quindi gli avevo raccontato la mia storia e mi aveva fatto la dedica personalizzata, che è carino. È una commedia molto 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 divertente e molto 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 leggera. So per certo che Mozzopapa ha cercato di utilizzare una satira nella trama generale della storia, molto sottile, probabilmente percepibile da pochi o comunque da chi è andato a informarsi su questo libro. Di per sé è un libro effettivamente poco impegnativo se uno non sta lì ad analizzarlo al dettaglio. Questi erano tutti i libri del Book Tag. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino ad adesso. Il prossimo video sarà la Box Review del 9 marzo, mentre il prossimo tag sarà ovviamente il 6 aprile. L'info box, oltre a tutte le recensioni dei libri che ho letto e che ho portato sul canale precedentemente di questo Book Tag, troverete anche il link per ritrovare le 10 regole che mi hanno ispirato, emanate dal Ministero dell'Ambiente in funzione di uno stile di vita sostenibile, in modo che vi possiate informare anche voi, eventualmente che possano ispirare anche voi in questa giornata dedicata all'ecologia. Se vorrete usare questo Book Tag non c'è assolutamente problema, potete usarlo su tutti i vostri social, purché mi tagliate, e se non sapete come taggarmi sui vari social, ovviamente eccoli qua, sono proprio qua sopra, li potete ricopiare, mettete in pausa il video tranquillamente, non vedo l'ora di vedere i vostri tag e le vostre risposte. Qua sotto nei commenti, se non avete voglia di impegnarvi in un video, in un post, quello che è, potete tranquillamente scrivere le risposte. Qua sotto invece la mia mail per le collaborazioni. Non ho intenzione di collaborare solo con case editrici e autori e bookstagrammer, bookblogger, booktuber. Posso collaborare con chiunque lo desideri e lo voglia, perché sapete che il mio palinsesto spazia molto. Quindi non preoccupatevi, voi scrivetemi alla mail che appunto trovate qui, valuteremo insieme che tipo di collaborazione fare. Noi ci vediamo con il prossimo video. Un bacione! Ciao!